Ho la faccia da addormentato, ma è domenica mattina. Presto, sono le 7. Vlog, oggi vado a fare un paio di foto se riesco. Con la GX8 e il suo 1442. Se non sbaglio F4 o 5-6. Qual che è? Me lo porto dietro e magari mi porto dietro anche la G9. Faccio qualche confronto. No, dai. No, la G9 rimane a casa, mi porto solo questa. E faccio un piccolo vlog, non so neanche dove sto per andare, mi sono appena svegliato, ho bevuto un caffè e sono andato a dormire tardi. Vabbè, andiamo. Sono praticamente a Vizzola Ticino, nelle parti di provincia di Varese, e ho visto questo posto qua per fare un paio di scatti e avevo mezza intenzione di andare a fare gli scatti agli aeroplani a Malpensa. Devo solo capire dove. Ho visto un articolo che parla di port appositi, vediamo un po'. Intanto faccio qualche scatto qua. Guardate che bello questo posto. Tranquillità. Poi c'è un casone enorme là e quegli edifici lì che mi attirano parecchio. Facciamo qualche scatto. Volevo andare a fare le foto a Malpensa, ma perché la fotocamera mi sta facendo giallo? Non c'è un bozzo qua enorme, vabbè. Ma ovviamente non avevo calcolato il fattore focale e infatti nell'articolo che ho letto io consiglio dal 150 mm in su e io ho solo un 1442 che equivale a un 2884. Devo recuperare un teleobiettivo. Anche il 45-150 Panasonic, che sarebbe un 90-300. Vabbè, una volta recuperato quell'obiettivo andrò a fare le foto a Malpensa e la planificherò. Ora faccio qualche scatto qua a Vizzola Ticino che ci sono un paio di edifici carini. Vediamo di riuscire a tirare fuori qualche scatto. Guardate che spettacolo di hotel. È un hotel. È uno spettacolo. È qualcosa di wow. Guardate poi i dettagli. Che figata. Comunque lo zoom digitale è ottimo. Ottimo, ottimo. È arrivato a 13 per. Adesso parte quello ottico. Bello, bello, bello. A 50 metri da qui c'è un campo prove della Pirelli. Ah, guardate quanto è carina appesa al collo. Che figata. Mi ricordo una Sony Alpha serie 6000. Forse è uscita prima la 6000. Sembra proprio un fotoreporter. Questo è un bar abbandonato, non so da quanto, ma non credo da poco. E prima ho fatto un paio di scatti. Sembra interessante, mi piace. Poi guardate qua che belle le ragnatele. Ora non so se si vedono le ragnatele, ma c'è una ragnatela. La mia brum brum e quel campanile mi ha fatto cagare addosso poco fa, è suonato all'improvviso. Vado brum. Fortissimo e qua rimbomba, mi sono cagato addosso, vaffanculo.
Andiamo a vedere questo campo prove che è giù di là. Non so se vedete. Di là. Andiamo a vedere se magari è interessante, faccio qualche scatto, se no continuiamo per Vizzola Ticino. Sì, ci sono già stato da queste parti, avevo la Canon 80D ed ero venuto a fare un paio di foto. Il campo prove Pirelli è un po' nascosto, non ho trovato parcheggio, c'era anche un bel posto lì con la diga e tutto, non c'era parcheggio! Che cazzo fa la gente la mattina? Di domenica? Va a correre, va a pescare, va in bici, dormite, che io devo fare le foto. Non c'era parcheggio. Faccio un paio di foto qua. Comunque sembra un barbone. Guardate che figata qua, questo ponte sopra a questo fiume, chiamiamolo fiume, c'è un fiume, cosa deve essere, se no, se non un fiume, ed è pieno di pescatori, là ce n'è uno, lo vedete, quello è un pescatore, bambini, quello lì, sto zoomando, 16x, mamma mia la qualità i video degli UFO, è pieno di ciclisti, pieno. Ne avete appena visto uno, razza strana i ciclisti, quelli che si svegliano alle 6 del mattino e incominciano a ciclitettare, voce del verbo ciclitettare. Guardate lì, altri ciclisti. Sono tanti ciclisti, di sicuro sono gli ultimi che saranno in via di senza, guardate qua. Questo al tramonto all'alba sarebbe il top. Tanto se non sbaglio, il sole è là, l'alba è là e il tramonto è là. Ciao. Vabbè, per oggi è tutto, vi ho portato un po' in giro per Vizzola Ticino e vi faccio vedere un po' gli scatti che ho fatto con la GX8 e il 1442. Si comporta molto bene, secondo me è perfetta con obiettivi fissi piccoli, tipo il 15mm f1.7 che ho venduto, però non mi piaceva tanto la focale, quindi credo che andrò più di 30mm f1.4 Sigma, devo riuscire a recuperarlo, e di 20mm sempre 1.7 Panasonic e magari riprende il 17 1.7 Olympus. Sì, sono quei millimetri in più che mancano, 15mm era troppo vicino, a me non piace fare foto troppo vicine, sembra di dar fastidio alla gente. E vabbè, detto questo, prossima volta ci monterò il 1260 f2.8 f4 e andrò a fare un altro vlog. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto abbastanza e niente, ci vediamo al prossimo video. Oh, fame!